La sicurezza a Perugia è un problema come lo è in altre parti d'Italia. Peraltro la sicurezza in Italia è il terzo dei problemi. Il primo problema è come arrivare a fine mese e questo preoccupa una cifra di persone doppia di quello preoccupato per la sicurezza. Da alcuni mesi l'altro elemento di grave insicurezza è la perdita del posto di lavoro, prima solo percepita, oggi anche realmente e largamente vissuta. Al terzo posto delle preoccupazioni degli italiani viene la sicurezza. Chi, se potesse scegliere, preferirebbe subire un'aggressione piuttosto che perdere il lavoro? Molti italiani, stando all'opinione di coloro che questa mattina, ma in numero esiguo, hanno manifestato davanti alla prefettura di Perugia contro il decreto sicurezza del governo. La legge in questione è quella che istituisce le cosiddette ronde, per le quali negli ultimi tempi si sono sollevati pareri molto contrapposti. Chi le interpreta come un pericolo per lo stesso vivere civile, riportando la memoria alla triste ma lontana epoca degli squadristi fascisti, chi le vede come una normale iniziativa di volontariato applicata, come si fa in molti altri ambiti, in questo caso alla sicurezza. È possibile che le ronde sfocino in una temibile deriva di violenza, ma è possibile anche il contrario. Anche per questo il decreto legge prevede che i volontari siano iscritti dentro un albo comunale e provengano dai ranghi delle forze dell'ordine. È inoltre stabilito che non devono essere armati e che i loro unici strumenti di lavoro siano i telefonini o le ricetrasmittenti. Ma del resto quella delle ronde non è certo una novità assoluta. Basti pensare alla realtà dei Guardian Angels, che negli Stati Uniti hanno dimostrato di essere un valido aiuto ad una nazione che non è certo nuova a problemi di sicurezza. Problemi che ultimamente stanno diventando anche i nostri. Un altro punto del decreto è quello che dà ai sindaci il potere di far organizzare o meno le ronde e il primo cittadino di Perugia ha deciso di no. Chi di ronde non ne vuol proprio sapere potrà, detto con ironia, dormire sonni tranquilli. Niente ronde sulle nostre strade, soltanto mariuoli.